Tribunale del Riesame di Bologna ha accolto il ricorso della difesa di alcuni appartenenti alla banda di Sinti, smantellata dai carabinieri. 18 tornano in libertà. La rabbia del sindaco di Caorso, Roberta Battaglia. Tragedia a Lugagnano sabato sera. Una ragazza è stata stroncata a soli 19 anni da un arresto cardiaco mentre era in casa con la famiglia. Inutili i soccorsi. Dopo 30 anni, giovedì, tornano a scioperare per 12 ore i vigili del fuoco di Piacenza. CGIL e Conapo denunciano turni con sole 7 persone in servizio. Cantine piacentine protagoniste al Vin Italy, la rassegna internazionale di Verona. Itinerari del vino, nuova frontiera del turismo. Il Piacenza sbanca il campo dell'Arzachena e resta in scia dell'Entella capolista, mentre la Gassei Volley è sconfitta sorprendentemente in casa da Brescia nella prima sfida dei playoff promozione. Sprofonda la Bakery Basket. Tutti i servizi nel TGL Sport. Alle 20.45 torna Zona Calcio.